con gradi, ne avrò 074, 24, 36. Ok. Eccomi ragazzi, mi trovo all'Avio Superficie Kong qui a Cisano Bergamasco e sto aspettando Marco del canale Pilotando che mi porta a fare un girettino. Veramente eccoci qua con Marco Gilli del canale YouTube Pilotando. Mi raccomando, vi lascio il suo canale in descrizione. Sul suo canale di cosa parla? Indovinate, parla di questi ultraleggeri. Qual è il tuo ultraleggero? Allora, l'aereo che è qua dietro è uno Sting S4 della TL Ultralight. È un aereo chiaramente ultraleggero, come l'hai detto anche tu, due posti, quindi, perché gli ultraleggeri sono due posti. E che però praticamente si può dire che oggi come oggi si avvicinano molto agli aerei di aviazione generale, tanto vero che poi, se hai sbirciato un po' sul mio canale, ci si fa vacanze, si va in giro, si viene alla Superficie Kong a conoscere nuovi amici, e quindi è un aereo molto, molto versatile, molto divertente. Diciamo che il suo canale andate a guardarlo perché ci sono delle cose pazzesche, altro che volare con i droni qua, cioè, sì. Si è sopra. Ma è difficile avvicinarsi a questo mondo? Parlo di attestazioni e parlo di costi. Allora, diciamo che il tabù qual è? Che il volo è per ricchi. Il volo più economico. Vado via. Sono no, non avevo capito, cioè, che succede, che cosa, no, allora è vero, sì, quello è il tabù, e in parte è vero perché comunque è uno sport che costa, però se tu pensi a quante barche ci sono ormeggiate in un porto, barche a vela, no, intendo, vedi che ce ne sono parecchie, ecco, tu pensa che volare costa molto molto meno che andare in barca, e lo usi sicuramente di più che andare in barca, perché a meno che tu non sei uno che sta in una località marittima, comunque se tu hai anche una barca ormeggiata in quel porto, in quel lago, di quella macchina, tu devi farti la tua oretta di strada, mentre magari avvio superfici vicine a casa tua ne trovi. E questo comunque per dire che come ci si avvicina, mi hai chiesto, no? E quanto costa e così via. Allora, l'ultraleggero, come questo qua, tre assi, che comunque è già un aeroplano, perché il mondo ultraleggero è molto ampio come mezzo. Parliamo di aereo. Si inizia con un primo corso per il mondo ultraleggero che varia tra i 3.000 e i 4.000 euro, ok? E inizi già a volare. E finito questo corso tu hai un attestato che ti permette di volare, magari prendendo appunto un aereo a noleggio, e se lo prendi a noleggio vari come costo orario intorno ai 150, massimo 200 euro a ora volata, ok? In un'ora di strada ne fai. E puoi volare da solo. Se vuoi l'abilitazione al biposto, c'è un altro corso, circa un annetto dopo, mettiamoci in conto più o meno un altro migliaio di euro, più o meno perché varia da scuola, zone d'Italia e così via, e a quel punto sei con 4.000, tra i 4.000 e i 5.000 euro, quindi partendo dalle cose, in due anni,
capace di volare in tutta Italia con l'ultraleggero con due persone, come con delle regole che vengono chiamate basiche, che non ti permette di atterrare in certi aeroporti, non ti permette di attraversare certi spazi aerei, eccetera eccetera. Se proprio invece vuoi dire io voglio volare come se fossi un pilota privato, allora c'è un corso aggiuntivo che si chiama avanzato, anche lì siamo sempre tra i 1000 e i 1500 euro. Quindi, riassumendo, arrivi a spendere, se proprio vuoi fare tutto, intorno ai 6.000 euro, ma nel giro di 3 anni, quindi è molto dilazionato, e a quel punto tu puoi usarlo, puoi atterrare in aeroporti, puoi atterrare dove vuoi, anzi puoi atterrare molti, molti più posti con questo che con aereo di aviazione generale, perché aviazione generale hanno dei problemi per campi di volo che non possono atterrare e per aviosuperfici che hanno dei limiti. In realtà pensavo molto di più. Perché sì, si sta parlando anche di un livello di responsabilità diverso rispetto ad altre cose, ad altri sport, ad altri hobby, partendo proprio dal volare con i droni. Sai che sul mio canale si parla soprattutto di volo con i droni e quindi una domanda te la faccio subito. Come ti trovi con i droni? Nel senso, hai mai avuto la paura di impattare con un drone? Sai che noi abbiamo le nostre mappe e che dobbiamo rispettare, dobbiamo dare sempre precedenza a tutti gli altri mezzi, e però a volte il rischio c'è quando o non si rispettano le regole oppure qualcuno alza il proprio drone non rispettando le regole in posti in cui non dovrebbe alzarlo. Quando ci siamo sentiti ho sbirciato il tuo canale, mi sei piaciuto, ho imparato molte cose da te. E mi puoi confermare che effettivamente oggi come oggi sui droni la tecnologia aiuta. Nel senso che adesso ci sono alcune macchine che se sei in zone dove non puoi volare non ti permette di far decollare il drone, cose di questo tipo. O comunque te lo segnala, eccetera, eccetera. Io in volo non ho mai avuto problemi di incrocio con dei droni. Però devo riconoscere che ero per lavoro a fare un matrimonio. Questo matrimonio era una villa di fianco a un'aviosuperficie. E il fotografo, erano i primi anni, i primi droni, i primi DJI che venivano fuori. Il fotografo tira fuori questo drone, tutti incuriositi, sai come funziona, come tiri fuori un drone, c'è sempre quello che ti viene a guardare, no? Ma quanto può andare su, quanto non può andare su? Lui per far vedere è andato su a 300-350 metri, eravamo di fianco a un'aviosuperficie. E quindi c'era tutto il discorso, come hai visto qua, insomma ci sono dei circuiti da rispettare, quindi eravamo in una zona molto pericolosa. Io non ho mai avuto problemi, però il problema esiste, nel senso che oggi come oggi sono dei droni che effettivamente iniziano a diventare grandicelli, lasciamo perdere qui da 250 grammi, che comunque prenderlo a 200 all'ora ti fa dei danni, bisogna vedere dove lo prendi, però quelli già un pochino più grossettini, se tu calcoli che un aeroplano ultraleggero normalmente viaggia intorno ai 180 km orari di velocità di crociera, prendere un oggetto di un paio di chili a 180 km orari ti buca un'ala, ti può spezzare un'elica, ti può entrare in cabina, ti può rompere, capisci? Certo. È pericoloso, bisogna che la gente capisca, perché io sono molto aperto, cioè i droni devono esistere, sì, la gente normale li può usare i droni, sì. Vanno usati alla grande perché permettono di fare riprese pazzesche, hanno delle tecnologie che adesso, cioè, prima per fare riprese di quel tipo lì ti dovevi avere degli elicotteri, delle telecamere, no? Su dei gimbal incredibili, e quindi io sono molto aperto, queste cose qua bisogna utilizzare, però bisogna sensibilizzare la gente che acquista un drone a capire che quando lo tiri su, quando lo porti in aria, non sei da solo, sembra, lo tiri su, ma è un attimo che sembra che lo spazio è tanto, ma la sfiga ci vede bene. Guarda, esatto. E il motivo per il quale siamo qui oggi è anche perché volevo, e anche io ho visto il tuo canale, anche a me è piaciuto tantissimo, e volevo unire questi due mondi, perché poi nel cielo ci siamo entrambi, e sensibilizzare, come tento di fare sempre anche chi mi segue, sul rispetto delle regole. Le regole sono fatte proprio per mettere più in sicurezza possibile. La sicurezza 100% non esiste, no. Però rispettando le regole si ha un livello di sicurezza che le persone competenti hanno creato, proprio per essere più vicini possibile ai numeri dell'aviazione civile, perché poi l'aviazione civile ha dei numeri pazzeschi. Vero. Altra domandona, mi hai già parlato della velocità di crociera, 180 km orari, velocità massima? Beh, allora è difficile da dire perché paradossalmente non è una macchina che tu dici pesto e fa sempre quella. Dipende dalle condizioni. Eh sì, se è l'aria stabile, se è freddo, se è caldo, a che quota sei.
Questo qui, che è un motore aspirato normale, fa, diciamo che con una quota ottimale che è intorno ai 3000 piedi, più o meno, dove tieni, diciamo, il, perdi un po' di potenza, ma l'aria diventa un po' più rarefatta e quindi riesci a penetrare meglio nella... È un aeroplano che con questo, però cambia molto anche dall'elica. Con questo tipo di elica, che ha un impatto, ha una resistenza all'avanzamento piuttosto importante, può arrivare a 220 all'ora, 225. Diciamo che sei molto vicino. Cioè, tu sei a 180, poi questo qua di crociera fa 200. Con poco motore vai a 200 all'ora, dici, do tutto il motore, prenderai 15 km/h in più, fai 220, no, non di più. Altra domandona. Quanto costa un velivolo del genere? Che domanda. Anche perché tu hai parlato di noleggio, questo sì. Invece è il tuo. Sì, allora, nel mondo ultraleggero in Italia, ma in generale, c'è un grosso problema adesso sul nuovo. Queste macchine qui, nel giro degli ultimi 10 anni, sono decollate, nel vero senso della parola. Come tante cose. Guarda, comprarlo nuovo, adesso, un minimo equipaggiato, 120.000 euro. Arrivi a 190, 200.000 euro. Sono numeri che spaventano. Difatti il mercato dell'usato è strasaturo di richieste. Se il parco circolante in Italia invecchia sempre, perché si vendono veramente poche macchine nuove. E la cosa positiva però è che si fa molto spesso sugli aeroplani, cose che si è disabituati a fare nella vita normale, si comprano in società. Cioè, questo aereo adesso è mio, sì, chiaro. Come le barche. Bravo. Però si può comprare con 3 o 4 quote, quindi 2, insomma 3 a seconda della disponibilità. Chiaro che dopo devi andare molto d'accordo col tuo socio, devi metterti in chiaro certe cose, come affrontiamo i costi delle manutenzioni, l'assicurazione, secondo se... Però diciamo che in quel modo si riesce ad abbattere un po' di costi e magari, ecco, con 30-40 mila euro uno lo compra. Macchine usate invece si trovano a partire, guarda, dai 15 mila euro, 10 mila euro anche a salire. Chiaramente 10 mila euro sarà un aeroplano magari basico, non avanzato, magari avrà 20 anni, 25 anni, eccetera, eccetera. Capisci anche te? Sì. Altra cosa importantissima, proprio ai fini della sicurezza, è la manutenzione. Sì. La manutenzione, come già hai accennato quando parlavi di quote con altre persone, è un parametro, oltre che fondamentale, anche costoso, io credo. Il tagliando, quando lo facciamo in tagliando? Lo fai, vabbè, allora, l'aereo devi controllarlo in due filoni principali, motore e cellula. Il motore ha il suo tagliando, chiamiamolo così, e la cellula ha le sue revisioni, controlli, no? Perché bisogna vedere che le ali sono ancora attaccate bene, che il carrello non sia rotto, i freni, quelle cose lì. Allora, diciamo che lo si fa una volta l'anno, e il tagliando del motore te la cavi tra, dipende poi da chi lo fai fare, lo puoi fare anche tu nel mondo ultraleggero, la manutenzione la puoi fare anche il proprietario, e diciamo che vari tra i 300 e i 450-400, dipende un po' dal meccanico, la tariffa oraria che ha. Quindi più o meno possiamo dire che il tagliando annuale si aggira sui 500 euro all'anno, 600 euro all'anno. Se ci metti anche la cellula potresti arrivare a 1000 euro all'anno, ecco. Però la media è questa qua. Sì, allora no, non elevatissimo. Perché... Non elevatissimo. Costa meno volare che andare in barca. Sì, assolutamente. E alcune macchine tagliando. Sì, sì, sei lì. Niente, io direi che tante info me le hai date. Sì. Adesso mi porti in diretta lì. Ti faccio provare. E poi ci salutiamo. Va bene, grazie Andrea. Per me è stato bello conoscerti qua. E adesso il bello arriva per me. Il bello arriva, non farmi star male. No, non soffro mal di mare, neanche mal d'aria, se no. Adesso ragazzi, vediamo con un po' di G che cosa fa.